La tappa di Bangkok in Thailandia ha preceduto di poco l'incidente occorso nel volo verso gli antipodi. Dopo 24 ore di ansia abbiamo appreso che i nostri amici erano salvi. Continuiamo la pubblicazione degli appunti di Fioretti. Bangkok sorge sul bacino e sui canali del fiume Menam. Protagoniste della circolazione sono queste barche che qui chiamano Sampan. Hanno gli alluvioni e anche il Menam ha straripato, ma è una piena senza drammi. La Sampan ricorda la gondola e precisa le suggestioni orientali di Venezia. Questa lavanderia domestica a bordo della barca fa parte di quelli che noi chiameremo i servizi della casa galleggiante. Grandi sampan saldamente attraccate risolvono il problema dell'abitazione. Sormontate da altane a veranda, racchiudono nei loro tinelli le comodità e perfino le oneste compiacenze di un arredamento, diremmo noi, piccolo borghese. Colpisce, anzi, il contrasto tra un'esistenza fluviale e l'ordinata, civile intimità delle cronache familiari che si vedono o si indovinano. Anche le botteghe nuotano. Un colpo di pagaia e si aborda la macelleria, dove assistiamo alla traduzione siamese del nostro sabato trippa. Gli assetati e quelli che si sentono i languori allo stomaco daranno l'arrembaggio al bar, dove il caffè è sempre in cottura. Perfino la pubblicità dei cinema naviga su una sonora antifona di tamburo e di xilofono. Non ci sono mendicanti a Bangkok, che si spiega. Basta tuffare una mano nelle acque e la pesca abbonda. Allungare una mano verso gli alberi e si colgono banane, cocchi, ananas. Sotto questa aurora spettacolosa e come incendiaria diamo uno sguardo alla cosiddetta città reale. Qui, dentro una cinta di mura, sorgono i palazzi governativi e i templi. Stele, guglie, cuspidi a pagoda zampillano intorno al santuario che si adagia entro il sacro recinto, detto Wat. Questo è il Wat Bahabopit, dal tetto laminato d'oro zecchino. I leoni di pietra suggeriscono parentele con le sfingi. Sotto un porticato si allineano 100 Buddha. I fedeli trascorrono lunghe ore nel tempio, per nulla intimoriti da queste ombre ieratiche, aspettando placidamente il Nirvana.